leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. I colori bianco e nero campeggiano ovunque qui all'Allianz Stadium, la nuova casa della Juventus, dal 2011. Schiereranno tre uomini nella metà campo avversaria davanti a un centrocampo a tre che regala un bel po' di flessibilità. È il modulo di base del calcio totale. Il suo sviluppo di gioco è in grado di fornire un buon equilibrio di squadra, ma allo stesso tempo anche un'elevata possibilità di soluzioni offensive. È una scelta interessante da parte del tecnico perché serve un costante movimento da parte di tutti. Via la partita. Alessandro vuole la profondità, continua ad avanzare verso l'area, bel gesto tecnico, traversone in arrivo, Dybala, grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Costringe l'avversario al fallo. La mette sulla sinistra. Può concludere. Conclusione sul fondo. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Conquista la palla. Maglietta prova la verticalizzazione. Prova il filtrante. Alessandro. Pjanic la gioca a sinistra. Continua ad andare. Palla a piede. Riceve un pallone interessante. Alex tocca verso il centro. Libera, cercano l'azione veloce. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ken allarga il gioco a destra. Paolo Dybala prova la fondo sulla destra. Può crossare. Cerca lo spunto. Matuidi allarga il gioco sulle fasce. Palla verso il centro, c'è il colpo e l'estremo difensore si supera. La fria qua. E prova il tiro. E c'è il gol, prova il tiro. E c'è il gol della Juve. Di 1-0 al referto. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Lotta, perde l'equilibrio. Bentancur cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto,
Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cerca un compagno. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Ecco il tiro! Tenta la conclusione! Alessandro, la palla entra in area e il portiere la fa sua. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un tè caldo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Prova la giocata nello spazio. Bentancur perde il duello fisico con l'avversario, vuole la profondità, bella apertura, bell'intervento difensivo. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Può metterla in mezzo. Rimessa in gioco dunque. L'Empoli ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Paolo Dybala prova a spingere sulla corsia di destra. Pjanic ce la mette in mezzo. Riceve il passaggio. Silvestre riesce ad allontanare. Antonelli. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Pjanic. Prova a sfondare centralmente. Una difesa ruvida, ma talvolta è necessario. Pjanic prova a giocarla in profondità. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca spazio. Paolo Dybala scatta verso il pallone. Ottimo l'intervento che allontana. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Si libera la grande. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Bonucci è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. E va a colpire di testa. Ce l'hanno fatta! Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. La Juventus ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Già annunciato per quanto. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Finisce così, non c'è più tempo. Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo.
adesso possono esultare. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto.